Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo qua sulla montagna Tiritera e abbiamo sconfitto il totem che proteggeva il passaggio. Ora possiamo finalmente proseguire nel nostro percorso, però prima... ecco qua, un fungo e qua uno sciroppo. Perfetto, e ora proseguiamo. Allora, altri fagioli. La fontana ora è di nuovo attivata. E sconfiggiamo tutti i nemici che vediamo. Tu il draghetto. Perfetto. Perfetto. Ah, perché non sali di livello? Maledizione, Mario. Lo fai apposta, me la stai facendo proprio penare. Però almeno è salito di livello Luigi, perfetto. Luigi, cavolo, anche a te un po' di difesa non farebbe male, eh. Però, vediamo. Nei baffi potresti prendere un po' di punti, nei punti vita. Allora, io lo butterei sui punti vita. No, sui punti fratello. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Affanculo, 1. Va bene, proseguiamo. Vediamo di qua cosa abbiamo. Un tartosso. Perfetto. Occhi d'occhi. Ok, voi draghetti siete perfetti. 1, 2, 3. Niente, lo fa apposta Mario. Non vuole proprio darmi soddisfazione. Aia. Avrei dovuto colpire il draghetto effettivamente. 1, 2, 3. Niente, niente tutto potato. Dalle edizione Mario, me la stai proprio facendo penare per aver sbagliato mezza volta, eh? Ecco qua, vediamo se ci arriviamo. Sì, ci arriviamo. Perfetto. Allora, dove siamo? Dove dobbiamo andare? Dove siamo? Chi siamo? Perché siamo? Allora, acqua. E proseguiamo fino ad andare a spegnere il focherello. Sento di... quanto mi fai ridere. Becca di questo. Se lo aspira. Si riapre quello. Ma prima... ok, dobbiamo raggiungerlo. Di qua. Poi qua sopra. Ed infine qua. Prima qui, perché c'è uno sciroppo che ci serve. No, 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 no. Cavolo. E dall'altra parte, calmo. Che se vai troppo veloce, ti butti di sotto. Altro sciroppo. Siamo quasi alla cima. Ah, non l'ho fatto in tempo. Draghetti. 1, 2, 3. Lo fai apposta Mario, lo so io. Lo so che lo stai facendo apposta. Me la stai facendo proprio pesare sta cosa di aver sbagliato mezza volta, eh. 1, 2, 3. Oh, e finalmente. Pring. Tutto da dito. Oh yeah. Così finalmente abbiamo già avanzato tutte quante le nostre mosse disponibili. Perfetto. Bravam. Dicevamo. Allora, vediamo se c'è qualcun altro qui. Becca di questo. Occhi tocchi. Allora, non abbiamo ovviamente i punti, quindi lo facciamo col prossimo nemico. Voglio vedere se questa... questa in teoria me la ricordo più di quella di Luigi, come si fa. Voglio vedere se me la ricordo davvero. Perfetto, un funghetto cura. Mario, beccati uno sciroppo per la tosse. E ora dobbiamo spinnarci nel vortice che si muove. Aspettiamo, ecco qua. Torna indietro, ecco fatto, calmo. Eccoci di nuovo qua sopra. Ci siamo, eh. Siamo quasi alla cima. Qua c'è qualche oggetto che posso prendere? No, perfetto. E allora... si prosegue di sopra. Prima di andare nel vortice, ovviamente, distruggiamo tutti i nemici che vediamo.
Ok, allora, in teoria quello di Mario è così, vediamo. Uno. Perfetto. Madonna mia. Vabbè, proviamo quello avanzato anche di Luigi, giusto per... Perfetto. Allora, il problema di questo attacco è che a questo livello non fa molto male. A questo livello ancora non fa molto male. Quello di Mario già è un filino meglio. Già un filino molto meglio. Perché è una versione più caricata dell'attacco di prima. Ed è solo soddisfazione di averlo già aumentato di livello a inizio gioco. Tra virgolette inizio. Vediamo, posso andare già di qua? Sì, ma mi sono lanciato un po' troppo lontano. No, e invece è troppo alto. Vediamo qua cosa c'è. Di qua c'è un turbine. Occhi tocchi. Vediamo se lo rifacciamo di nuovo bene. Allora, 1, 2, 3. Perfetto. 20 di danno già a inizio gioco. Può sembrare una cavolata. Fidatevi che non lo è. Uccide già una buona parte di nemici quel 20 di danno. Ho sbagliato, scendi giù. Un altro funghetto. Vediamo. Posso già farlo da qua? Sì, posso farlo. Che in teoria tu dovresti farti tutto sto percorso. Vediamo se mi serve farlo. Ok, in teoria sì, ma in pratica no. Vediamo. Infatti. Allora, vediamo. Posso arrivare qua sopra? No. Ci dobbiamo arrivare dall'altra parte. Spinniamoci e andiamo di qua. Così. Ok. Siamo finalmente... Perché non mi ha preso lo... Dicevo, siamo finalmente arrivati dall'altra parte. Sciroppo per la tosse, un funghetto. Questo vuol dire che sei sempre più vicino alla meta. Eccola qua. Allora, se non ricordo male, qui ci dovrebbe essere un oggetto. Allora, qua c'è quello di salvataggio. Non c'era... Ecco, il binocolone. Il binocolone ti fa vedere tutta la mappa. Serve a qualcosa? In teoria, che mi ricordi, no. Nella pratica ti fa vedere un po' tutto quanto, ma niente più, niente meno. Quindi salviamo. Montagna Tiritera. Ah no, vediamo. Cima della Montagna Tiritera. Non potevamo fare Montagna Tiritera cima, no, dovevamo fare il contrario per forza. Ora, visto che abbiamo già gli attacchi avanzati, non tanto per quello di Luigi, perché diciamolo, non è così ottimo, ma tanto per quello di Mario, che già a inizio gioco può essere una buona fonte di danno. Ma guarda, un sassolino. Folli! Questa è una pietra rarissima che si chiama blocco H. Ma chi prende il blocco H è un vero ladro. Cosa? E il mio nome? Sono il Drago Lingualunga. Eh? Cosa? Gli abitanti del villaggio sono preoccupati per me? Mi dispiace! Ho trovato il principe Fagiolino e l'ho raggiunto qui! E ho scoperto questo grande uovo! È incredibile! Così me ne sono rimasto un po' a scaldare l'uovo gigante! Ne sono certo! Fra poco si schiuderà e ne nascerà qualcosa! Perché è questo il desiderio di tutte le uova! Vabbè, grazie! Oh, eccolo! Si sta schiudendo! Oh, che emozione! Oh no! Il blocco H! Oh, ma guarda caso. Incredibile, sconvolgente. Questa sì che è una rarità. Puff. Che male. Adesso vi soffio. Tettene. Uno. Ah, troppo presto. Devo farlo più in avanti. Aia. Allora, calmi. Devo ricordarmi per bene gli attacchi. Uno. Devo farlo quando già lo vedo a schermo, Mario.
Ok. Perfetto. Mario quasi quasi lo curerei già. Ah, sbaglio i tempismi, santo cielo. Sono stupido. Io distruggerei la pietruzza. Ecco fatto. Ah, beh, 6 di danno se ci vuole così poco. Allora, puntiamo con i salti normali. Perché lo faccio troppo presto? Che cavolo! Prima non li sbagliavo quegli attacchi lì. Ecco fatto. Che cacchio. Ecco fatto. Allora, dobbiamo curare Mario. Aia. Perfetto. Due colpi lo distruggiamo subito. Beccati un fungo, Mario. Non ho mai detto di essere pro a questo gioco, però mi piace pensare di essere bravo, a modo mio almeno. Perfetto, 16 di danno. Peccato che non l'abbiamo abbassato a questo giro, eh. Sto sbagliando tutti gli attacchi, non è possibile. I tempismi li sto sbagliando tutti. Abbiamo vinto comunque, ma mi sento stupido ad averli sbagliati. Col controller non mi riesco a trovare, perché io me lo vedo già davanti, solito col Game Boy. E non abbiamo aumentato neanche uno di punti fratelli, eh. Che tristezza. Allora, Buffy. 3-3-3-3. Yes. Bravissimi, così abbiamo gli sconti e gli attacchi critici. Non ha aumentato nulla di velocità. Peccato. Vediamo. Vedo troppi uno. Vedo troppi uno. Vedo troppi uno. Vedo troppi uno. Tre. Ovviamente. Però vabbè, guarda, non mi importa. Il due è sempre meglio dell'uno. Puff! Sorridete sotto i baffi. Quest'uomo luccicante è il principe fagiolino. Ma cosa ti è successo? Bling! Che dire, è stato una specie di incidente. Durante una missione segreta su strani eventi che succedevano ultimamente in questo paese, mi sono imbattuto nella strega Ghignarda e nel suo assistente Socchigno. Quando ho capito di essere in pericolo, era ormai troppo tardi. Mi hanno trasformato così, rinchiudendomi poi nell'uovo. Blink! Ho tutto, Tato! Eh? Ha rubato la voce della principessa Peach? No. Ha, non mi preoccuperei troppo per la principessa Peach, si riprenderà. In ogni caso, dobbiamo seguire e catturare la strega Ghignarda. Vorrei che scendiate dalla montagna fino al castello di Fagiolandia per incontrare la principessa Fagiolona. La regina Fagiolona, ho sbagliato io, era sbagliato lì. Sicuramente il prossimo obiettivo della strega Ghignarda sarà il castello di Fagiolandia. Un regalo da parte mia, con la firma di Fagiolino. Wow. Ehi tu, baffino verde, la rosa ha un buon profumo, eh? Se la mostri al castello di Fagiolandia potrai entrare. Ora devo tornare al mio lavoro. Allora, a più tardi. Addio! Oh, bravo dragone che ci ha riportato giù. Da sopra la cascata è caduto un meteorite sulla casa dei fratelli Fabbro. Che sono di qua, giusto? No, era dall'altra parte. Ed eccola qua, la casa dei fratelli Fabbro. Ehi, voi! Arrivate al momento giusto. Poco fa da sopra la cascata è caduto un blocco H. Bene, con il blocco H potremo finalmente produrre il miglior martello di sempre. Blink, blink. E ecco il martello. Era da molto tempo che non forgiavo un martello del genere, che bello. Così bello che abbiamo deciso di produrre ben due martelli speciali. Usateli, sono perfetti. Il loro potere è impareggiabile. Esatto, avete capito bene. I due martelli sono tutti vostri. Grazie.
Usate i martelli nell'azione singola. Intanto, ragazzi miei, vi insegno come usare i martelli. Dunque, premendo il pulsante R si seleziona il martello. Sì? Grazie. Ho capito. Hammer! Poi, con il pulsante A, si colpisce. Tutto qua. Per il momento può usare il martello solo chi sta davanti. Dunque, chi è davanti preme il pulsante A. Questa è un'azione singola. Se chi sta dietro preme il pulsante B o compie un'azione fratelli, queste sono regole fondamentali, non dimenticatele. Con i martelli è possibile frantumare ogni cosa, anche la più resistente. Hai detto mezza bugia. Provate a rompere quella pietra davanti alla stanza accanto, così potrete verificare la potenza dei martelli. Hai appena detto una mezza bugia, fratello mio. Perché per ora non possono rompere tutto. E le noccioline sono fondamentali in questo gioco. Però ora, grazie al martello, possiamo tornare nella grotta che c'era qua accanto. Eccola qua. E rompere queste rocce. Serviva qualcosa? No. Ma noi l'abbiamo fatto. E ora possiamo salvare. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.